Ciao Marco. Sì, ciao anche Francesco. Ciao. L'altro giorno leggevo una frase del genere, no? Su un libro di teologia dogmatica, che Dio ha creato dal nulla. Ecco, Sì. allora, può esistere, cioè, in questo modo, mi sono fermato e ho riflettuto su questa frase, no? Una frase del genere implica che il nulla esiste, cioè, ma può esistere, dal momento che diciamo che il nulla esiste, può esistere il nulla? Cioè il nulla vuol dire che non esiste niente, si può dire quindi che esiste niente? Se un soggetto crea dal nulla, esiste come minimo un soggetto. Esiste il soggetto? E allora il nulla non c'è più. No, ma è la frase che è un falso, dal punto Insomma, di vista sì, logico. è un'affermazione assurda, priva di logica. Ecco, e qual è la mia perplessità? Che vorrei che i teologi, almeno i teologi cattolici, si dessero da fare per almeno tirar via ste robe, che ormai, cioè, correggetele, fate qualche cosa. Una volta ho sentito che hanno messo mano anche al Padre Nostro, no? Sì, Poi ma qualcun altro ha detto che bisognerebbe anche sistemare tutta la cronologia della settimana santa perché, insomma, sto Cristo lo fanno correre a destra, a sinistra, da un tribunale a un da Ponzio Pilato, poi vai a Roma, insomma il tempo non basta, quindi bisogna, cioè neanche là insomma le cose sono a posto. Allora dico, per uno che insomma si avvicina a leggere tutti questi testi sacri, poi tra l'altro l'esperienza della domenica anche di Ivano e Laura che leggono la Bibbia, insomma si sentono di quelle corbellerie che fanno, lo dico sinceramente, ma non potrebbero correre, ogni tanto, no? Com'è che si dice? La Chiesa è sempre reformanda est, dicono, no? È sempre no, adattabile a tutte le cose, si riforma su tutto. Correggete anche queste sacre scritture, mettetele un po' più insomma al Non passo dei tempi. posso, non Dimmi. Non posso perché è blasfemia, non si può si può correggere far Dio, questo, non non si si può può. correggere Dio. Penso un po' cosa succederebbe. Insomma, perché dire Dio creò dal nulla, vuol dire che esiste una cosa che esiste, esiste anche il nulla e può stare in piedi una cosa. Cioè, voglio dire, ma neppure la logica si Ma rispetta. guarda Ma è che possibile che praticoso Dio... trovano sempre, eh? Ma è possibile che loro parlano di Dio e dicono che loro parlano dalla verità, cioè loro sono ispirati, hanno il soffio dello Spirito Santo, non fanno tempo a scrivere che ci sono Spengler 40... diceva che i teologi sono il fegato del cristianesimo. Vuoi che ti dica io? No, voglio dire, a me alle volte cascano le braccia, perché vorrei che anche, insomma, va bene, i musulmani, tu sai, per esempio, il Corano, no? Non si può toccare... chi è che ha scritto i versetti satanici? No? Perché hanno, a un Rashi, certo punto Salman Rashi. hanno detto, ecco, Samarasi, hanno detto ti facciamo la pelle, perché tutto sommato è perché lui è andato a toccare qualche cosa che era scritto nel Corano. No, 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 lì la Non storia è è vero, è un po' diversa. più complessa è la Beh, vabbè, è cosa. un po' più... Comunque io so che per esempio il musulmano, se tu vai a toccare qualche cosa che è scritto nel Corano, insomma a un certo punto dà fuori di testa perché dice là c'è la parola di Dio e non si tocca niente, neanche una virgola. Allora dico, i testi nostri, i testi cattolici, i testi cristiani, no? Che anche loro praticamente servono per riproporre la parola di Dio, ritrasmettere la parola di Dio. Com'è possibile che cadano in contraddizioni anche come si può dire, anche che uno ha un minimo bagaglio di conoscenza scientifica, Allora eccetera? devi pregare Dio perché Dio ti ispiri a risolvere questa tua contraddizione e ritorni ad essere una brava pecora nel gregge. Vuoi che ti dica, forse è che io se guardassi tutto il lato spirituale della faccenda, perché sai, se tu guardi la Sacra Scrittura e la metti tutta sul piano dell'infusione spirituale, della meditazione, trovi tutto giusto, perché guarda, se anche uno ti dice guarda che stai leggendo una porcheria, ma insomma tutto, uno poi si ferma là e dice Basta identificarsi col porco ed è fatta, ma no, non volevo dire questo. Insomma uno Benissimo. dice, insomma mi fido di Dio, a questo punto cosa vuoi, No, insomma ma come fai a fidarti di Dio? saperne Dio tu non ti più puoi di Dio. fidare. No, come fai a fidarsi di Dio, scusa, eh? Come fai a Come fidarti di fai a Dio? fidarti di Dio? Già la Insomma, parola Dio, cioè, è eppure abbastanza pericolosa. vedi, è È magia così. nera, Marco, è solo magia nera, non è logica, è magia nera. Comunque, torniamo indietro, facciamo un passo, no? Perché mi piaceva il discorso che ho iniziato. Se Dio ha creato dal nulla, esiste o non esiste il nulla? Questo glielo chiediamo a Radio Maria. Vabbè, dai. Boh, e ora chissà che arrivi la risposta da qualche parte. Va Ciao, bene, saluto. ciao, ciao, ciao. Ciao. Pronto? Buonasera. Buonasera. Mi chiamo Maria. Dimmi. E allora,
Quando tu, io adesso ho sentito solo adesso la tua trasmissione perché sono appena rientrata, no? Perché questo mi fa dispiacere quando tu fai, metti in discussione il Dio pazzo. Ma tu questo Dio l'hai conosciuto? Oh sì, l'ho conosciuto in tutti gli stupri che ha fatto nella storia. Sì, va bene. Va bene, allora io ti dico, se questo Dio, magari, non so... Intanto fosse... deve risuscitarmi tutta la gente che ha ammazzato col diluvio universale. Di fronte a te, ti chiami Claudio, no? Sì, Claudio Simeoni, gli faccio un mazzo che neanche se lo rende conto. Senti, appunto... Beh, per caso accidentoni gli diamo volentieri. No, allora, guarda, se tu lo stai mettendo su questa maniera di trionfare solo te stesso, non ne mettiamo in dubbio, io metto giù. Sì. Però, se vogliamo ragionare tra uomo e uomo, no? Allora io ti dico, perché offendi... Non è offesa, è chiamare le cose col loro vero nome. No, no, Claudio, offendere, ti chiami Claudio, offendere è tu che mi offendi. No, tu stai cercando di imporre una cosa inesistente. Stammi bene attento. Tu mi stai chiedendo di sottomettermi a me che neppure mi conosci, no? No, ma non hai esiste. Mai visto il mio volto, no. Ma cosa vuol dire? Mi dai la spada e la pazza? Tu mi stai chiedendo di sottomettermi no, a un esistente. Ma io guarda, io per conto mio, neanche io non ci credo a Dio, però non dico sono che Dio è pazzo. È un problema tuo, eh? Non dico che nessuno è pazzo in questo mondo. Scusa un attimo. Siamo pazzi. Pazzo il Dio dei cristiani. Ascoltami, ma allora voi siete veramente pazzi che non riusciate neppure a parlare in persone? Ma ovvio. Certo. Perché state calmi, per favore, perché la vita è fatta di calma. Davvero? Perché se da persona no, ma è persona lo dicono, dobbiamo... Lo dice il gestore del campo di sterminio ma a chi sta ammazzando. Ma sei un po' alterato, dice, dai. Claudio, per favore. Tu ti devi prego. Stare calmo. Ti prego, attenzione. Stai calmo, stai quieto un momento. Guarda che stai sbagliando tutto. Ma io sto tu sbagliando chiedendo, che neppure ho il diritto scusa, di dire una cosa. Scusa, Dio non si sente offeso, non ci ha mai chiamato. Stai chiedendo ma sottomissione stai attento. A un'ingiuria della storia. Ma stai attento Claudio, io ho sbagliato prima di parlare secondo te, perché io non ho detto niente, guarda. Ho detto solo una cosa che ti è fatto infatti, investire. Hai chiesto sottomissione, la cosa peggiore che potevi chiedere. Perché vogliamo riconoscere? Perché vogliamo riconoscere qualcosa di questo Dio dei cristiani? Veramente che siete voi, non so da qual altro mondo senti, venite. Radio Maria a noi non ci fa neanche parlare, ok? No. Mentre sicuramente ti ascolta. Infatti preferisco non parlare perché voi... Non date la parola agli altri, e per cui siete democratici, veramente vi ringrazio. Prego. Mi stupite veramente. Ciao. Siete dal profondo, dal precipizio di questo mondo, ma per carità. Buonasera, Valà. Buonasera. Buonasera. Sì, beh, ricordo il numero telefonico 040-700. Allora, il problema è questo. Nessuno si deve permettere di chiedere a me di sottomettermi. Cioè, nessuno me lo può neanche chiedere, perché non è un'offesa piccola. È un'offesa davanti alla storia, alla vita. Voi stuprate, tutte le persone state bruciate vive, tutta la gente ammazzata nei campi di sterminio. Cioè, tutto quello che è stato la storia, voi la insultate chiedendo sottomissione. Questo è assolutamente inaccettabile. Cioè, voi non state parlando a uno che vi sta facendo una lezione. Voi state parlando a uno che è un apprendista stregone, un guardiano dell'anticristo, è uno che si fa libertà. Per cui se voi mi chiedete a uno che si fa libertà di mettersi in ginocchio, oh ragazzi miei, voi mi state insultando in maniera folle. E dopo, questo vi piace o non vi piace, con un altro discorso, però questo è il massimo degli insulti che potete fare. Sì, no, ma infatti, io nel Dio dei cristiani, degli ebrei, dei musulmani, non ho nessun rispetto, ma so perché è un Dio criminale, ma non ho... Non li... Ciao, a un certo punto io mi chiedo come si può correggere una casa quando sta crollando dal momento che le fondamenta sono state sbagliate in toto. Quindi è impossibile correggere una catastrofe. Mi riferisco a quello che dicevamo prima, che i cosiddetti cattolici o cristiani dovrebbero modificare. Ma cosa vuoi modificare? Una catastrofe? Quella crolla e basta. Quindi è inutile andare... E poi io non posso perdonare per te. Se a te è successo qualcosa... Tu devi avere qualcosa indietro, io non mi posso mettere al posto tuo, altrimenti se io perdono per te, io devo pagare per quello che ha fatto a te il fatto. Non so se rendo l'idea. Certo. Cioè, il perdono è una cazzata così enorme,
come uno si permette, io ho ricevuto uno sgarbo, no? E quello si permette di perdonare quello lì che mi ha fatto lo sgarbo. Sì, infatti, ma dove sta in piedi sta roba qua? Ha perdonato Galileo. No, vi saluto e vi ringrazio. Ciao, ciao. Ciao. Ritornando al discorso di prima, scusa Francesco, sì, sì, mi sono avvelenato. No, ma hai ragione. Perché è vergognosa questa cosa. Cioè, un cristiano non può chiedere agli altri di mettersi in ginocchio davanti al suo Dio pazzo. Il suo Dio è un Dio pazzo. È quello che ha mandato il diluvio universale. È quello che ha fatto la strage di Sodoma e Gomorra. È quello che dice se non fai quello che voglio io ti ammazzo. Cioè, il Dio dei cristiani è un Dio pazzo. E va riconosciuto come pazzo. Perché? Perché quando non si riconosce le cose col loro vero nome, rinascono i campi di sterminio. E i campi di sterminio sono opera di questo Dio pazzo. Ecco, vorrei... Sì, beh... Pronto? Sì, è caduta la linea. Pronto? Sì, ecco. Era appunto... Beh, ricordo il numero telefonico che è 049-700-700 e vorrei appunto associarmi alle parole di Claudio. Cioè, noi non possiamo portare nessun rispetto al Dio dei monoteisti. Non perché questo Dio esiste, ma perché questo Dio è soltanto una manifestazione criminale. Di conseguenza, con le manifestazioni nocive, con le manifestazioni tossiche e pericolose non c'è nulla a che fare. Ma io poi trovo assurdo che siano i cristiani e inizi a chiedere portate rispetto per il nostro Dio. Ma chi se ne frega del vostro Dio? Noi potremmo portare rispetto alla vostra persona, ma in quanto persone, ma alle vostre idee balzane, pazze, pericolose, nocive, non possiamo portare nessun rispetto. Questo non lo potremo mai fare. Poi possiamo discutere sulle nostre affermazioni, sulle vostre affermazioni, ma non siamo disposti ad accettare di offrire una riconoscenza al vostro Dio. Sì? Ecco. Di conseguenza, appunto, a noi questo non lo potremo mai fare. Ma io trovo assurdo che qualcuno... Non ti sento, Claudio. Non mi senti? Per telefono? Per telefono, bravo. Dimmi, dai. Sono in diretta, Sì, sei in diretta. Sono Luigi da Padova. La ragazza comunque stava sviluppando un ragionamento, non gli avete neanche fatto fare il ragionamento, cioè... Il ragionamento va fatto nei termini in cui sono suoi, non in termini per dire a me cosa devo o non devo fare. Ma non mi sembra che ti abbia detto una cosa del genere. Sì, ha chiesto rispetto per un assassino, per un macellaio, e che è vergognoso. Cioè non esiste neanche un continuo del discorso. Beh. Questo è... Se una persona che ti telefona, che può avere dei dubbi, sì, no? Al di là del suo modo di credere le cose, no? Sì. Se ti ha telefonato vuol dire che ha dei dubbi, certo, oltre ad avere delle certezze, no? Certo. Però principalmente è un dubbio quello che ha. Se la stroncate così, quella persona rimarrà sempre dell'idea che aveva prima. Cioè, se il vostro scopo è quello di aiutare a crescere una persona, così non l'aiutate per niente a crescere. Lasciate che sviluppi il suo modo di pensare e poi al limite la correggete. Non è il nostro scopo. E altrimenti è protervia, scusa, te lo dico con chiarezza. Nostro... Io vi ascolto... Sì, noi non siamo missionari. Vi ascolto da tanto tempo. Là dove c'è un modo di esprimersi così crudo è protervia. Sì, ma se invece aiutate le persone sono è probabile che no, fate anche un servizio. Sono d'accordo con te che è protervia, cioè sono perfettamente d'accordo. Infatti lo scopo di questa trasmissione non è aiutare delle persone come la ragazza che chiede una sottomissione. Lo scopo di questa trasmissione è lanciare un faro per tutti coloro che percepiscono il divino che li circonda affinché non siano da soli ad affrontare proprio queste persone che gli chiedono di sottomettersi. Questo è per cui è una trasmissione che è dura. Continua a non capire. D'accordo. Ma io vi seguo. Va bene. Continuo a seguirvi, ma continuo a non capire. Va bene, perfetto. Perché per me la vita è un dare e un avere, quindi. Certo, sono d'accordo anch'io. Se voi volete solo avere senza dare niente, penso che. Sono d'accordo anch'io comunque che dare e avere. Saluto. Certo, ciao. Ciao. La vita ha ragione, è un dare e avere. E il problema è che. Forza di dare non si rende conto quando è il momento di riscuotere e le persone che hanno una sensibilità per il mondo si trovano davanti a delle persone che gli chiedono ma tu devi sottometterti, tu devi obbedire, tu devi accettare, tu devi essere coscienzioso, tu devi fare questo e si trovano da sole ad affrontare tutta questa forza. Questa trasmissione deve essere dura abbastanza affinché sia un faro per queste persone, cioè c'è un pazzo come Claudio che va giù duro, c'è un pazzo come Francesco che
esprimere le proprie posizioni, io mi posso aggregare, io posso avere un punto di riferimento, questo è lo scopo di questa famiglia. Sì, infatti noi non siamo disposti per nulla a riconoscere un qualcosa al Dio dei cristiani o al Dio dei liberati musulmani, cioè, questa è una cosa che non si può chiedere in nessuna maniera e in nessuna forma, cioè, le persone possono fare delle affermazioni. Possono fare delle affermazioni, ma non possono chiederci questo, cioè questo non siamo disposti assolutamente ad accettare Maria. Questa richiesta. Dai Maria. Pronto? Maiale. Grazie, ciao bella. Disgraziato. Dopo? Orfeo. Sì? Maschio. Sì? E dopo? Guardate che quello che ha detto la ragazza, la prima Maria, e questa Maria qua, non c'è nessunissima differenza. Anzi, sono... Anzi, forse questa qua, dandomi del maiale, del porco, eccetera, mi ha insultato meno che non la prima persona che ha telefonato. Perché questa, se non altro, mi ha insultato e basta. L'altra chiedeva comprensione e sottomissione per gli assassini. Cioè, pensateci un attimino, aver comprensione per chi usava le camere a gas nei campi di sterminio. Cioè, per me è un'aberrazione immane. Sì, ma infatti la sottomissione a un Dio, come la prima richiesta, è una richiesta che non ne potremo mai accettare. Cioè, non potremo mai ad accettare una cosa del genere. Cioè, che ci viene chiesto di sottomettersi a qualcosa, soprattutto a un Dio che è un'atrocità. Perciò di conseguenza questo qua, cioè, è una cosa che noi non siamo mai disposti ed è preferibile appunto accettare degli insulti diretti che una persona che con maniera al limite più delicata si viene a chiedere di accettare il discorso cristiano. Ecco, io voglio appunto proseguire, al limite una lettura che potrebbe essere interessante, è un libro abbastanza facile da trovare, è il libro di Albert Caraco, Breviario del Caos, in cui lui probabilmente dice chiaramente la distruzione di questo mondo, di questa realtà, è fatta dalle religioni rivelate che pretendono di portare una verità e di non portare l'essenza delle persone. Questa è l'atrocità delle religioni monoteiste. L'assurdità di dire io detengo a priori la verità e tu ti devi uniformare. Questo è veramente il pericolo del monoteismo. Quando ho tempo. Grazie. Devo dire che sono pienamente d'accordo con voi e spero che un giorno, io ho capito molte cose, spero che un giorno le persone diventino come voi, non dico di credere in qualcuno qualcosa perché dopo tutto siamo noi stessi che creiamo tutto, però molte persone non hanno ancora capito queste cose. Io personalmente le ho capite perché sono affetto da una brutta malattia, ho capito che se le cose non le fai te stesso non c'è nessuno che al posto tu che ti può aiutare. Certo. E quindi sono pienamente d'accordo con il vostro sistema di fare intrapreso le cose, che se ci fosse veramente un Dio o qualcuno non ci sarebbero certe cose. Comunque va bene così. Grazie. Certo. Grazie. Grazie, ciao. In realtà noi dobbiamo essere sufficienti a noi stessi, se non altro per percepire quanto ci circonda. La vita dobbiamo essere in grado di prendercela nelle nostre mani e siamo noi, dobbiamo essere i padroni della nostra vita. Non possiamo essere bestiame di un gregge. Prendiamo l'ultima telefonata, Francesco, e poi concludiamo la trasmissione. Ah, sì, sono già le 4 e mezzo. Sì, ecco. Pronto? Sì, ecco, vorrei appunto... Chi parla? Vorrei appunto aggiungere una cosa, un piccolo commento fa. E un piccolo aforisma. Ma sono in diretta? Certo. Ciao Claudio. Ciao. No, io credo che la religione sia una cosa seria. Ti ascolto molto volentieri, ti faccio i complimenti, però io credo che se si parla un po' di fica forse è meglio. Ciao. Vabbè, cosa dovete fare? Non prendiamo più telefonate e concludiamo le trasmissioni. Io ho due cose da dire a proposito dell'albero del Natale. Francesco vi ha già parlato dell'albero della vita. Non prendiamo più telefonate perché dobbiamo concludere. Forse Francesco prenderà in privato intanto. Quello che io voglio dirvi è questo. Durante la tradizione dell'albero che è usato a Natale, è stata fatta da un tale Bonifacio che ha tentato di
ha tentato di convertire i sassoni, e c'è un episodio di una quercia, c'è l'episodio di una quercia in cui viene tagliata e la quercia si spacca e resta sto albero, e Bonifacio dice: ecco, abbiamo l'albero di Natale, mettetelo nelle case. Cioè c'è questa leggenda, diciamo così, da cui parte la cosa. In realtà in ogni casa c'è un totem pagano, questo è. L'albero di Natale è un totem pagano perché è la rappresentazione del rapporto fra la terra e il cielo, di cui gli esseri della natura sono i trasmettitori dell'energia, cioè sono la traduzione. Però questo diventa un discorso un po' più complesso. Qui la trasmissione è terminata. Io vi ricordo che sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, è Piazzale Parmesan 8 Marghera, ripeto ancora l'indirizzo, Piazzale Parmesan 8 Marghera. Vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica, e adesso lascio 2 minuti la parola a Francesco che concluda la trasmissione. Grazie per averci ascoltato e vi ricordo che alle ore 19 sarò ancora in radio, fra le 19 e le 20 parlerò, leggerò un pezzo. Cioè prima farò l'introduzione parlando di un pezzo dei Vangeli, di come il pazzo di Nazareth trattava le cose, e poi vi leggerò il discorso, che non riuscirò a leggerlo tutto, ma leggerò 5 o 6 pagine del discorso che ha fatto quello che io ritengo l'ultimo stregone della prima serie della nostra generazione. Esistono tante serie, tante generazioni, diciamo quella che va dall'800 al 1789. Vi ricordate 2 anni fa? Ve ne ho parlato, ho fatto trasmissioni proprio della prima serie della stregoneria, i cambiamenti, le mutazioni che sono avvenute. Bene, l'ultimo stregone di questa serie, vi leggerò il discorso sul concetto di libertà di stampa e libertà di pensiero insieme ad alcuni passi del Gesù di Nazareth. Vai Francesco, sì, ecco. Dalle 19 alle 20. Vai Francesco. Sì, io rubo pochi minuti. Ecco, ricordo il numero telefonico dell'istituto che è 0338 39 17 27. Aggiungo 2 cose. E sull'ultimo bollettino che noi mandiamo gratuitamente a chi ce lo richiede, che tra l'altro lo lasciamo qua in radio, c'è un articolo sul 25 dicembre, il sole invitto, e sull'albero di Natale. Perciò chi è interessato o lo recupera qui in radio, o se no ci scrive e noi lo inviamo gratuitamente, o se no fa la richiesta e noi lo lasciamo depositato da qualche parte. Un'altra cosa, visto che l'argomento di religioso da scuola cattolica, da scuola pubblica è di attualità, alcuni amici del Circolo 20 settembre hanno pubblicato un volantino preso dalla Repubblica del 21 novembre, che si chiama Tutti i soldi della Chiesa. Non solo scuola privata, lo Stato già versa 3-4 mila miliardi all'anno alla Chiesa Cattolica. Ecco, chi vuole questo volantino lo troverà sia qui in radio, o se no ce lo richiede a noi e noi lo inviamo gratuitamente. Noi reputiamo che questo sia già un significativo segnale sulla pericolosità delle campagne in cui la Chiesa Cattolica chiede soldi e per cosa li chiede. E per dimostrare cosa vengono utilizzati e quanti soldi già ottengono, già questo volantino è una forma di informazione. Comunque, ci sarà occasione di ritornare sull'argomento. Vi faccio il solito appello, ricordatevi che c'è il discorso dell'8 per mille delle donazioni fatte alla Chiesa Cattolica nel 31 dicembre, cerchiamo di fare una campagna finché non andiamo a finanziare queste persone. Perché queste persone, almeno dopo che una dimostrazione del loro comportamento, non sono capaci di offrire qualcosa, ma sono capaci di chiedere sottomissione. Come ha fatto quell'ascoltatrice, prima ha detto, dovete rispettare il nostro Dio. Noi il vostro Dio dei cristiani non lo rispettiamo, di conseguenza qualsiasi finanziamento che voi date a queste persone sarà sempre per chiedere sottomissione. Bene, la trasmissione qui è finita, Magia Stregoneria Paganesimo, ci ricordiamo, ci troviamo alle ore 19. Mario non è arrivato, qui non è arrivato nessuno, metto su un po' di pubblicità e poi va una trasmissione registrata. Va una trasmissione registrata di Mario. Se qualcuno vuole telefonare in privato, no, è caduta. Se qualcuno vuole telefonare in privato, noi restiamo qui un altro 10 minuti, un quarto d'ora se qualcuno vuole telefonare. Per cui manderò un po' di pubblicità e poi mando una registrazione della trasmissione di Mario. A risentirci alle ore 19. Grazie.